Cari amici della Fondazione Inaudi, ci ritroviamo per questa seconda puntata di prediche moderatamente utili. È il nostro viaggio di Argo Inaudi attorno ai temi caldi del mondo. La prima puntata ha avuto un ottimo riscontro e quindi siamo abbastanza contenti e carichi a pallettoni per questa seconda puntata, che sarà di enorme interesse. Perché? Perché in Afghanistan sono alle prese con i talebani e mentre il mondo ha tutta l'attenzione concentrata sulle montagne di Hindu Kush e zone limitrofe, in Italia invece dei talebani noi abbiamo i telebabbei che ci filano le telebubbole. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un articolo di incredibile interesse che è stato pubblicato qualche giorno fa su Le Monde. Le Monde, voi sapete, è il giornale della gauche francese, quindi non è esattamente un foglio ostile a certe posizioni politiche. E che cosa ha messo in luce questo articolo? Sostanzialmente era un'anticipazione di un rapporto dell'IRSEM francese. L'IRSEM francese è praticamente un centro studi dell'apparato di sicurezza d'Oltralpe. Sì. E questo rapporto, che verrà pubblicato a breve, non sappiamo esattamente quando, però contiene 600 pagine di fatti e circostanze che evidenziano come la Cina, il Partito Comunista, l'apparato militare di Pechino, cercano di influenzare dal punto di vista economico, politico e mediatico i paesi non solo occidentali, non solo i soliti sospetti che sono gli Stati Uniti, l'Australia, il Giappone, l'Italia, ma anche i paesi emergenti. Quindi, diciamo così, è un atto d'accusa molto circostanziato e di cui vi faccio parlare. Tra l'altro, l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, che è un membro autorevolissimo della Fondazione Inaudi, ha risposto a un tweet di Edward Luttwak, che tutti voi conoscete, e proprio soffermandosi su questo rapporto, ha detto: qui dobbiamo preoccuparci. Riassumo in termini molto crudi, lo vedete sullo schermo. E io vorrei chiedere a Nicola, che si è prodigato a esaminare questi fatti e queste circostanze evidenziate dalle Monde, di che cosa stiamo parlando in concreto. Sì, Fabio, un articolo pubblicato, come dicevi tu, su Le Monde il 4 settembre scorso, dal titolo "Come la Cina sta rafforzando la sua guerra di influenza per dimostrare il suo potere", ci parla di un'esclusiva inchiesta riguardante la Cina. È un approfondimento impressionante con effetti devastanti sulla geopolitica internazionale. Innanzitutto Le Monde ci dice che il Partito Comunista Cinese è passato ormai da tempo ad una fase politica molto più aggressiva di consolidamento del proprio potere interno ed internazionale. In pratica la Cina viene rappresentata come una vera e propria piovra, cioè come un'impresa tentacolare che ha ramificazioni su tutto il globo. Il paese ha intrapreso una gigantesca guerra di influenza per dimostrare il suo potere. Lo rileva, dice l'articolo di Le Monde, uno studio che tu hai citato di 600 pagine che sarà pubblicato nei prossimi giorni all'Istituto di Ricerca Strategica
della scuola militare francese IRSEM. Gli autori del rapporto affermano che sotto Xi Jinping la Cina è entrata in una nuova e più aggressiva fase di consolidamento del suo potere grazie al rafforzamento del sistema politico. Questo lo ha fatto attraverso una serie di leggi ad hoc varate dal 2015 in poi, con l'uso della retorica sull'assoluta supremazia del Partito Comunista Cinese, al punto tale, e questo è l'aspetto preoccupante, che per i ricercatori oggi qualsiasi cittadino o azienda cinese in tutto il mondo ha l'obbligo di collaborare con i servizi di intelligence cinesi. Inoltre, la crisi di Hong Kong del 2019, la pandemia del 2020-2021, sono state degli acceleratori fondamentali. Le sue operazioni, dice il rapporto, si sono notevolmente rafforzate e i suoi metodi assomigliano sempre di più a quelli impiegati da Mosca. Le operazioni poste in essere mobilitano tutte le leve possibili attraverso una gigantesca opera di sintetizzazione delle fonti internazionali, dalla diplomazia al cinema, dalle università alle aziende, dai media ai partiti. Questo è il quadro che ci fornisce IRSEM in questo momento. Allora, io vorrei sottolineare, mi sembra interessante, che quando si parla di aziende cinesi in tutto il mondo, ce ne sono alcune anche in Italia, certo, che sono controllate o dove la Cina ha un'influenza determinante. Sì. Cominciamo da Pirelli, che è cinese, è di proprietà cinese. Sì. Forse non molti lo sanno, ma è così. Terna, i cinesi sono entrati con una sostanziale azionaria, Cassa Depositi e Prestiti. Quindi stiamo parlando del cuore del sistema economico italiano. Ecco perché queste faccende ci riguardano direttamente. A parte poi quello che vedremo in seguito, l'influenza sulla sfera più squisitamente politica. Okay. E vediamo un po', scusa, Gabriele, che cosa fa la Cina in concreto? A cosa servono queste operazioni? Allora, diciamo di capire un po', di spiegare in concreto in cosa poi si estrinsecano tutte queste attività nella vita, allora, diciamo che, dei paesi colpiti. Allora Fabio, diciamo che Pechino persegue quattro obiettivi strategici, cioè difendere il modello cinese, elogiare la tradizione del paese, convincere della sua benevolenza e insediare il suo paese. Cioè, dicono i ricercatori che questa strategia si snoda, diciamo che si sviluppa attraverso dei cerchi concentrici, immaginiamoli, no? In primis ci sono, diciamo, gli obiettivi target, quelli prioritari, come per la Cina sono Taiwan e Hong Kong, che vengono utilizzati come campi di addestramento per i metodi che poi vengono estesi, esportati su tutto il globo. In questo momento sostiene in particolare, ad esempio, il documento delle vere e proprie campagne clandestine, aggressive in stile russo, stanno colpendo l'Australia e gli Stati Uniti. In Europa, in particolare la Svezia, è diventata di addestramento cinese, perché Stoccolma ha cercato di difendersi da un'operazione diffamatoria che è stata condotta dall'ambasciatore di Pechino in coordinamento con i media e i social media cinesi sui presunti maltrattamenti di alcuni turisti cinesi. C'è poi il Partito Comunista Cinese, che è organizzato con 12 uffici, peraltro questi sono tutti presieduti da Xi Jinping, che persegue altri obiettivi, padroneggia i suoi concetti politici ideologici e utilizza i vari strumenti sia per il controllo interno del paese ma anche per l'influenza sui paesi terzi. Poi il potere di questo partito comunista si accresce, si incrementa anche grazie alla Lega della Gioventù Comunista. E poi c'è l'Esercito Popolare della Liberazione, l'APL,
che afferma, diciamo, il rapporto affronta tre guerre, addirittura utilizza il termine delle guerre, cioè la guerra dell'opinione pubblica, e questa viene, diciamo, sviluppata, posta in essere su tutti i media, la guerra psicologica che cerca di rompere, dice il rapporto, il legame di fiducia tra i governanti e i governati e sconvolgere il processo decisionale del paese nemico, cioè divide et impera, praticamente lo stesso rischio che poi l'Unione Europea ha evidenziato in un rapporto dell'ottobre dello scorso anno, invitando appunto i paesi membri a non trattare singolarmente, per esempio sul memorandum della Via della Seta, ma di farlo congiuntamente con l'Unione Europea. Noi purtroppo questo sappiamo che non lo abbiamo fatto. E la guerra delle leggi, la cui ultima rappresentazione è quella adottata da Pechino il 10 giugno per contrastare le sanzioni occidentali e che consente al governo anche di sequestrare, questa è una cosa serissima, aziende straniere a titolo di ritorsione. Ecco, diciamo che questi quattro grandi obiettivi cerca la Cina di perseguire con questi strumenti che ha nel suo interno. Quindi, in pratica, c'è proprio una strategia deliberata, ben finanziata, perché i mezzi economici del governo cinese non sono certo trascurabili, e tutte queste operazioni vengono decise e messe in atto con un dispiego di mezzi che partono dalla Cina, ma che poi estendono i tentacoli sul territorio del paese che è fatto oggetto della disinformazione o del tentativo di destabilizzazione o di influenza politica. Nicola, ma cioè, a parte l'apparato messo in piedi in Cina, quindi think tank, esercito popolare, ambasciate, accademie, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio, ci saranno almeno una dozzina di accademie il cui oggetto sociale, chiamiamolo così, è l'esegesi del pensiero di Xi Jinping. Xi Jinping, quando fa discorsi, sostanzialmente rimane sulle generali, non dice mai faremo questo, spenderemo X miliardi per questo, eccetera, eccetera. Rimane così, sono un po' ristolotti, chiamiamoli con un termine colloquiale. E poi ci sono centinaia, migliaia di ricercatori che studiando questi testi traducono e volgarizzano il messaggio. Al di là di questo apparato messo in piedi in Cina, poi nei paesi che sono oggetto di queste campagne di influenza, chi sono gli alleati dei cinesi, Nicola? Ecco Fabio, non a caso il rapporto utilizza un termine adattissimo, cioè ha definito la Cina una piovra dove dalla Cina i tentacoli poi vanno a finire con le sue diramazioni in tutte le parti del mondo. Il rapporto ci dice che il Partito Comunista Cinese decide azioni che vengono svolte da migliaia, migliaia di organizzazione, da strutture di facciata, da persone, individui affiliati ad altri rami del partito stato, da think tank, dai media, dalle università, dalle associazioni di amicizia, da giornalisti cinesi e non, quindi anche giornalisti stranieri, o addirittura anche da organizzazioni religiose ufficiali. Come avviene il reclutamento di queste persone in tutto il mondo? Beh, innanzitutto il Partito Comunista Cinese cerca una galassia di attori da coinvolgere, da cooptare,
e da influenzare. Possono essere in Francia, ad esempio, i cinesi della diaspora, perché il rapporto è ovviamente francese, altrove possono essere giornalisti e funzionari eletti nei paesi in via di sviluppo, come ad esempio l'Africa, possono essere uomini d'affari che vogliono entrare nell'economia cinese, possono essere personaggi politici declassati nel proprio paese che cercano una sorta di rivincita, una sorta di riconoscimento, e tutti gli individui che per interesse, credulità, convinzione propagandano il discorso cinese diventano influencer autorizzati dal partito, e a volte, senti Fabio, viene precisato che vengono anche pagati e quindi sono al soldo di Xi Jinping. Le Monde cita ad esempio in Francia Maxime Vivas, che sarebbe un attivista di estrema sinistra, autore di un libro in cui sostiene che la repressione degli uiguri nello Xinjiang sarebbe una fake news. Per il quotidiano, per Le Monde, sembra essere un caso da manuale proprio di successo di phishing. È stato prima invitato in Cina da enti locali direttamente coinvolti nella repressione e poi ha utilizzato dati provenienti direttamente dalla propaganda cinese. Questo è espressamente riportato nell'articolo di Le Monde, ma diciamo che esempi di questo tipo sono rinvenibili in tutto il mondo. Beh, ce ne abbiamo anche noi uno in Italia, no? Di esempio, sì, certo. di persona politicamente molto in vista, politicamente molto cosa, che ha diffuso rapporti in cui si dice che le repressioni degli uiguri sono fake news, che invece godono tutti di libertà fondamentali, i diritti civili degli uiguri sono rispettati all'ennesima potenza. Insomma, abbiamo anche noi i nostri Maxim in Italia, e quindi poi vedremo bene quando verrà pubblicato questo rapporto chi sono un po' in giro per il mondo questi influencer, non so se al soldo, ma comunque questi influencer che hanno una certa simpatia per i cinesi. Sarà interessante, dovremmo fare un po' un toto nome, no? In Italia, esatto, ad esempio, esatto. Ci potremmo divertire a avere da chi viene, da chi sono tenuti in palmo di mano, non so, per esempio chi viene ricevuto dall'ambasciatore cinese con una certa frequenza. Questo potrebbe essere un indizio interessante. Ce ne sono molti affascinati, ce ne sono molti in Italia affascinati dal potere di Xi Jinping o dalla ideologia di Xi Jinping. Poi, quando uscirà il rapporto, come dicevi tu, vedremo se sono anche loro citati all'interno di questo rapporto. Vedremo. No, sarà veramente interessante. Ma di tutto questo apparato esiste un centro nevralgico? Cioè sono tentacoli senza un corpo, oppure c'è la centrale da cui vengono impartiti gli ordini, vengono elaborate le strategie? Insomma, c'è una centralizzazione o si tratta di iniziative, come possiamo dire, decentralizzate e autonome? Quali sono le caratteristiche di questo sforzo diciamo, Fabio, di propaganda? Diciamo, Fabio, che il rapporto avrebbe individuato una base di, diciamo, dove partono, no? Uh-huh. queste attività, diciamo così. Questa base sarebbe in una località che si chiama Fuzhou, una metropoli ai margini dello stretto di Taiwan, appunto, che c'è una base logistica che viene utilizzata da quei servizi di intelligence. La chiamano addirittura la cassetta delle lettere, delle poste.
e lì si nasconde addirittura una grande base militare che è appunto il cuore delle operazioni informative del PLA. Il PLA è l'Esercito Popolare di Liberazione. E si chiama, ecco, noi stiamo guardando adesso in questo momento la foto, e si chiama la base 311, e questa è stata resa pubblica, diciamo, l'esistenza di questa base nel 2013 da due specialisti del PLA, Mark Stokes e Russell Xiao. Ora l'IRSEM, cioè l'istituto che ha pubblicato, diciamo, che pubblicherà questo rapporto, ne svela però un po' i contorni precisi, ecco, con immagini anche di supporto. La base è stata creata nel 2005 dalla Cina ed è stata poi integrata successivamente, a distanza di 10 anni, all'interno delle forze di supporto strategico dell'esercito, che si occupa anche di tutta l'attività spaziale e della guerra elettronica. E la forza di supporto strategico dell'esercito è responsabile, dice Le Monde, citando il rapporto, dell'aspetto operativo della guerra politica, perché c'è una guerra politica in atto, cioè centralizza tutte queste operazioni di guerra psicologica per tentare di riunire, ad esempio, la popolazione di Taiwan a quella di Pechino, ma attualmente sembra, diciamo, tra virgolette, citando il rapporto, che stia conducendo anche ricerche sull'ambiente informativo degli Stati Uniti. La base, poi, questa base si chiama 311, opera anche utilizzando società che sembrano apparentemente civili. I soldati sono generalmente presentati non come tali, ma come ricercatori o ingegneri che pubblicano articoli sulla guerra psicologica o sulla sicurezza informatica. Per questi soldati gli Stati Uniti, ad esempio, sono considerati attori chiave nella guerra psicologica e le loro guerre recenti sono molto studiate. C'è proprio quindi un centro di intelligence, un centro studi, un centro think tank, quindi una mente pensante da dove parte tutto, da cui quindi si dipanano queste poi sono disposizioni generali che vengono poi, espanse su tutto il globo praticamente. Quindi c'è un centro di intelligence che è militare in questo momento, sì. Ma insomma, nei pochissimi minuti che ci restano, vogliamo rimanere un po' entro l'albero dei 20-25 minuti. Sì. Insomma, che cosa fa esattamente? Che risorse sfrutta questa base 311 e poi tutto l'indotto? Chiamiamolo così, con un termine un po' aziendalistico, che cosa, come organizzano queste operazioni? Fateci un esempio. Allora, esempio, Fabio, loro, la base 311 è dotata di tutte le risorse necessarie per portare avanti il loro progetto. Utilizzano aziende. Ma per esempio sui social, come fanno? Quanto è importante il ruolo dei social, di Facebook, di Twitter soprattutto, che penso sia proprio il cavallo di Troia per questo genere di influenze. Abbiamo delle notizie precise su questo? Sì. Al momento, dalle indiscrezioni di Le Monde sul rapporto, ci dicono, ad esempio, che uno studio empirico statunitense ha stimato che a partire dal 2017 il governo cinese ha fabbricato e pubblicato circa 448 milioni di commenti l'anno sui social media. Si tratta di manipolazione psicologica, ad esempio sul caso della pandemia del Covid-19, ad esempio, erano principalmente tweet legati alla negazione di fatti provati per destabilizzare le convinzioni di un pubblico target, un incitamento all'odio online contro gli attivisti di Hong Kong, una simulazione di movimenti di opinione spontanei. Per questo motivo decine e decine di migliaia di account sono stati sospesi sia da YouTube, Facebook e Twitter nel 2020. Ne sospendono 10, fateli anche 100, e se la Cina ha un apparato con migliaia di persone, appena li sospendono, ne riaprono altri, esatto, 100, se non 200. Quindi le contromisure di questi
social network sono totalmente inadeguate, per non dire ridicole. E quindi ci vorrebbe un coinvolgimento delle agenzie di cyber security occidentali per mettere in piedi una campagna di contrasto. Noi ne abbiamo parlato in un altro video, ma adesso per questione di tempo ci fermiamo qui. Riassumendo, la Cina ha costruito un apparato mostruoso in termini di risorse e di utili idioti che organizza nei vari paesi per influenzare le opinioni pubbliche, il dibattito, per fare controinformazione, per fare disinformazione, per diffondere balle e falsità. E di questo, appunto, il rapporto francese ha documentato i termini precisi. Vedremo quando sarà pubblicato, faremo sicuramente un altro video, ma per il momento ci premeva mettere in luce questo aspetto, che è veramente inquietante, di cui in Italia non si è parlato, perché noi ci preoccupiamo della Meloni che dice metadone parlando del reddito di cittadinanza, ci preoccupiamo se Conte è più favorevole all'obbligo vaccinale di Letta, se Orlando è d'accordo con Guerini, se Franceschini ha migliori chance per il Quirinale di Catania. Noi media italiane si occupano di queste amenità. Noi riportiamo fatti che sono molto, ma molto più importanti e determinanti per la vita di tutti. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla terza puntata, ringraziamo chi ci ha seguito e vi invitiamo a mettere un like se vi è piaciuto e ad aiutarci, vi chiediamo di aiutarci a diffondere questi video in modo così da offrire maggiore consapevolezza all'opinione pubblica italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti, alla prossima, a presto. Grazie a tutti. Grazie.